Lozione a base di acqua di riso contro il sebo in eccesso. Conoscete i benefici offerti dalla lozione a base di acqua di riso contro il sebo in eccesso? L'eccessiva produzione di grasso nella pelle avviene per effetto di un'alterazione dell'attività delle ghiandole sebacee, le quali hanno il compito di produrre il sebo, una sostanza grassa che mantiene la pelle idratata e crea una barriera protettiva contro le tossine e gli agenti nocivi provenienti dall'ambiente esterno. La sovrapproduzione di sebo, però, può ostruire i pori e provocare inestetismi come i punti neri e l'acne. Data la sua struttura lipidica, inoltre, la pelle assume un aspetto lucido e impuro. La maggior parte delle persone, non sapendo come trattare tale problema, utilizza prodotti che invece di migliorare l'aspetto cutaneo e ammorbidire la pelle, ne alterano il pH naturale. Ragion per cui raccomandiamo di utilizzare solo prodotti a base di ingredienti naturali, che grazie ai loro componenti idratanti, permettono di riequilibrare il sebo in eccesso senza provocare effetti indesiderati. Vogliamo presentarci un segreto di bellezza per eliminare il sebo in eccesso, ossia la preparazione di una lozione a base di acqua di riso le cui proprietà purificano la pelle grassa e nutrono la cute in profondità. Cosa aspettate a prepararla? Lozione a base di acqua di riso per eliminare il sebo in eccesso. Il riso è un alimento consumato in tutto il continente ed è il secondo cereale più coltivato al mondo. È noto per le sue proprietà nutritive che contribuiscono al fabbisogno energetico dell'organismo. Sebbene sia impiegato principalmente in cucina, è possibile utilizzare il riso anche come alleato nei trattamenti di bellezza. Alcune industrie cosmetiche, infatti, lo utilizzano come componente di creme e trattamenti anti-invecchiamento, in quanto le sue proprietà favoriscono la rigenerazione delle cellule epiteliali. E mentre in Occidente siamo ancora in pochi a sfruttarne i benefici nell'ambito della cosmesi, nella cultura orientale secoli di tradizione non hanno che incrementato il suo utilizzo come principio nella preparazione di lozioni astringenti e ringiovanenti. Si dice che gli effetti benefici del riso sulla pelle furono scoperti dalle donne giapponesi che lavavano il prodotto nelle riserie. Dopo averlo manipolato, le loro mani diventavano molto più morbide e lisce. Il riso continua a essere considerato un ottimo alleato di bellezza, in quanto le sue componenti migliorano notevolmente la salute della pelle. Non agisce solo sulle impurità accumulate in superficie, riduce anche l'eccesso di sebo e purifica i punti neri. Applicato sul viso, regola il naturale pH cutaneo e combatte eczemi, psoriasi e acne cistica. Può essere utilizzato anche come prodotto schiarente, in quanto le sue proprietà agiscono riducendo l'aspetto delle macchie. Come preparare la lozione a base di acqua di riso? La lozione naturale di acqua di riso è un prodotto alternativo ai tonici in commercio, a differenza dei quali, non contiene sostanze chimiche additive. Si tratta di un prodotto cosmetico ricco di minerali, vitamine e antiossidanti che favoriscono la rigenerazione cellulare prevenendo la formazione di rughe e contrastando i segni del tempo. Può essere impiegato nella pulizia quotidiana del viso ed essere applicato più di una volta al giorno. I suoi principi attivi naturali astringono i pori dilatati e rimuovono il sebo in eccesso che è la causa della lucidità del viso. Ingredienti: 5 cucchiai di riso biologico, 100 g, 1 bicchiere d'acqua, 250 ml. Utensili: 1 boccetta dotata di vaporizzatore. Preparazione: fate scaldare l'acqua e una volta giunta a ebollizione, versatela in un recipiente fondo. Aggiungete 5 cucchiai di riso biologico, coprite il recipiente e lasciate riposare il tutto per 30 minuti. Dopodiché filtrate il riso in un colino a maglie strette. Versate la lozione nella boccetta dotata di vaporizzatore e nebulizzatela sulla pelle. Modalità di applicazione: rimuovete il trucco dal viso e, dopo averlo lavato con acqua e sapone neutro, applicate la lozione. Massaggiate la pelle affinché il prodotto si assorba e lasciatelo agire senza risciacquare.
Ripetete l'operazione ogni mattina prima di truccarvi e ogni sera prima di andare a letto. Se volete, potete applicare la lozione fino a 3-4 volte al giorno, qualora avvertiate la pelle del viso particolarmente lucida e impura. Come avrete notato, preparare la lozione a base di acqua di riso è semplice e veloce, e non richiede l'utilizzo di ingredienti costosi. Esistono modi diversi, ma questa ricetta donerà al vostro viso un eccellente mix di vitamine e minerali. Provatela nel vostro rituale di bellezza quotidiano e verificatene voi stesse i benefici.